Consigliere Banfi, come mai vi siete alzati all'ultimo consiglio comunale e non avete deliberato la proroga di apertura delle farmacie comunali? Se di proroga si tratta, noi siamo completamente convinti che sia necessario prorogare l'affidamento della gestione delle farmacie a ASM di Garbagnate e siamo contrari. Siamo favorevoli. Siamo contrari affinché all'interno della deliberazione ci siano dei paletti che corrispondono già ad un eventuale acquirente prefissato. Noi siamo dell'avviso che se bisogna affidare attraverso una gara pubblica o una espressione di interesse pubblico la gestione delle farmacie, bisogna instaurare un tavolo dove si analizzano tutti i pro e i contro per poter eventualmente affidare le farmacie ad un gestore terzo. Questo non è avvenuto perché noi abbiamo cercato di far capire all'interno del Consiglio Comunale del 22 dicembre e qui sotto 22 dicembre, oramai è un anno che si trascina la questione delle farmacie. Il sindaco, se avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente instaurare un tavolo di confronto dove poter evidenziare le problematiche delle farmacie e avremmo potuto trovare una soluzione. Per ultimo, noi ci siamo alzati per il semplice motivo che compete all'amministrazione comunale, al sindaco e alla giunta fare una proposta che possa essere condivisibile dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, il sindaco di Garbagnate non ha maggioranza in consiglio comunale. In più occasioni ha cercato di raffazzonare la sua maggioranza, ha fatto una campagna acquisti che comunque non gli dà la possibilità di governare. Il sindaco Marone non ha la maggioranza in consiglio comunale. Perciò qualsiasi proposta che viene dal Consiglio Comunale lui ne deve tenere conto. Nel momento in cui lui fa muro contro muro, non è possibile aprire nessun tipo di dialogo. Noi abbiamo interesse che i lavoratori delle farmacie e le farmacie continuino a svolgere la loro attività, ma non si può approvare una deliberazione dove ci sono già nome e cognome del possibile acquirente. Se bisogna fare bando pubblico o gara di interesse pubblico, bisogna dare la possibilità a tutti di partecipare. Per ultimo, se il sindaco non ha la possibilità di gestire questo comune, lasci la sua poltrona e sicuramente ci sarà qualcuno d'altro che riuscirà a gestire la questione. Dunque, voi avete operato per il bene dei cittadini, per il bene di Garbagnate Milanese? Certamente noi pensiamo che questo sindaco non abbia la possibilità di gestire null'altro per il comune di Garbagnate. A breve, probabilmente a maggio di quest'anno, ci sarà il rinnovo del Consiglio Comunale e ci sarà l'elezione di un nuovo sindaco. Noi abbiamo proposto di prorogare la gestione delle farmacie ad ASM per almeno 8 mesi, per dare la possibilità al nuovo sindaco, alla nuova giunta, al nuovo Consiglio Comunale di porre in essere una soluzione che possa servire alla gestione delle farmacie nell'interesse della città. Per par condicio, auguriamo ai garbagnatesi un sereno anno nuovo e una promessa, strappiamo una promessa, la riapertura il 10 di gennaio delle farmacie comunali? Allora, noi possiamo confermare, noi il 9 sera saremo presenti in Consiglio Comunale e daremo mano a tutte le risorse per poter fare delle proposte che vadano in funzione dell'interesse della città per una riapertura immediata delle farmacie. Auguri, consigliere. Auguri a tutti voi, grazie.